a tutti. Allora, in questo video appunto vi faccio vedere il mio video haul di NYX, ma tutte le tappe alle quali io sono andata e ovviamente ho preso appunti perché a parte che ho voluto io segnarmi il tutto perché mi piacciono queste cose e le ho scritte su questa agendina. Quindi riesco anche a farvi vedere cosa è successo in ogni tappa. La prima tappa alla quale sono andata ed è stranissimo perché ovviamente io abito vicino a Milano, mi sono perse le prime due che sono quelle in Passerella e Buenos Aires. Ma sono andata ad Arese e lì ho ricevuto la pochette azzurra più spilla, adesso vi faccio vedere tutto. All'interno della pochette che davano in omaggio ho trovato la matita grigia glitterata, la matita grigia, ciao, non riesco a dirlo, la matita grigia glitterata, ok, che ho tenuto per me, più il rossetto rosso invece che ho regalato, il giveaway. Io vi farei vedere gli appunti, faccio ridere, vabbè. E quindi sì, vediamo il tutto. Allora, la matita grigia ce l'avevo qui perché, e vi faccio anche gli swatch, questa qui, la matita grigia, che avevo qui perché appunto ho realizzato questo trucco che se vi piace, non so se prima o dopo, ma magari vi faccio una scheda qui in alto, insomma, cerco di farvelo vedere se appunto vi piace, più che altro si vedono più o meno tutti i prodotti della NYX che ho ricevuto in queste tappe, che ho acquistato e andiamo avanti, se no sto video dura un'eternità. Allora, la pochette in questione, adesso mi cade tutto, sono in una posizione tremenda, e appunto la pochette in questione è questa qua. La spilla l'ho attaccata perché mi piaceva tantissimo e ovviamente il rossetto rosso l'ha vinta una fortunata di voi, quindi io direi di metterla lì sul letto così intanto mi libero mano a mano. E ho perso il segno, brava Rosa, brava. Poi all'Imbiate, sono andata all'Imbiate, l'altra pochette, non mi ricordo qual era il colore, bene, forse questa fucsia o questa lilla, non me lo ricordo più, vediamo, andiamo per esclusione perché qui dovrei averlo scritto. Quindi sì, questa corallo, sì, color corallo, la memoria proprio mi abbandona. Qui dentro ho trovato invece un buono da 20 euro da spendere come volevamo. Io ho acquistato la lingerie più due ombretti, ecco infatti uno ce l'ho nel cassetto, lo devo prendere, a forma di, cioè, sono la cialda, fuori c'è il cuoricino, uno l'ho messo in palio per voi e uno l'ho tenuto per me, la lingerie era per una di voi e io cosa ho comprato? Anche il rossetto scuro, sì appunto qui ho scritto che ci ho messo io 3-4 euro di differenza. E appunto quello era il giveaway. Quindi vediamo il tutto. La pochette, quello che ho tenuto io. Eccoci qua. Quello che ho comprato io appunto è questo bellissimo rossettissimo scuro. E l'ombretto che poi una di voi ha ricevuto è stiletto. È un color carne che va semplicemente, potevo usarlo anche prima di questo trucco, ma lo userò, va a fissare secondo me molto bene la base ombretto perché come vedete ha un colore neutro. Non perdiamoci in chiacchiere, infiliamo il tutto per ora in questa pochette e i 20 euro mi hanno fatto davvero tanto tanto piacere. Secondo me mi sono dimenticata l'acquisto fondamentale ad Arese, perché io ad Arese ho acquistato e qui non l'ho scritto. Ho acquistato sia questa palette che ho utilizzato per questo tutorial, che io amo e adoro, e più avevo acquistato anche le salviette Assorbisebo per le pelli grasse. Se volete sapere come mi ci sto trovando, fatemelo sapere qui sotto con un commentino. E credo basta, adesso andiamo avanti, se no ci perdiamo. Allora, quindi. Ok, eravamo rimaste arringiate. Poi sono andata anche in stazione centrale. In stazione centrale la pochette era lilla e in poche parole ho trovato, sì, allora all'interno c'erano il lip gloss opaco color aranciato più il blush abbinato e qui mi sembra che no, non ho comprato nulla. Quindi questo è il blush che ho trovato all'interno, adoro le loro confezioni e insieme c'era appunto questo meravigliosissimo Soft Matte Soft Matte Lip Cream, diamo il nome giusto alle cose. Quindi loro due,
e non ho acquistato nulla. Ovviamente ad ogni evento, mi stavo dimenticando di dirlo, passano delle ragazze gentilissime, non ci lasciano lì a bocca asciutta, come si suol dire, e ci portano delle cose deliziose da mangiare. Comunque vi invito a vedere il mio Instagram e Facebook perché documento ovviamente questi eventi. Non mi ricordo esattamente quali sono tutte le scatoline, però ve le sono conservate. Qui dentro c'erano appunto i vari biscotti che consegnano e sono qualcosa di buonissimo perché davvero Nyx vi faccio i complimenti, sono freschi ragazze, veramente buonissimi e bellissimi, quindi se ve li siete persi guardate il mio Instagram e lo trovate nell'info box perché sono cose davvero deliziose ed hanno anche da bere, in alcuni c'erano dei fantastici buffet, tutto ripreso perché quasi a tutte le aperture ho fatto un video vlog dove vi ho raccontato tutto quello che succede in queste aperture. Proseguiamo. Sono andata anche da Fiumara a Genova. In questo caso ci hanno dato, perché ho ancora questi qui, ci hanno dato la pochette fucsia, bellissima, e all'interno c'era il rossetto scuro e un ombretto verde. Entrambi li ho messi all'interno di un giveaway. Quindi voi guardate anche questi video vlog delle nuove aperture perché io lì all'interno, insomma, nel video penso sempre a voi e quindi c'è sempre qualcosa, un regalo per voi. Poi sono andata in via Torino a Milano e qui ho veramente fatto la pazza perché sono riuscita ad arrivare molto presto, cioè sono riuscita ad arrivare, sono andata molto presto e sono riuscita ad accaparrarmi la, aspettate la cartolina, ve la faccio vedere, sì, ero tra le prime 10 e ho partecipato al loro party, ho visto l'apertura dall'interno, ovviamente ho parlato con le beauty blogger invitate alla festa ed è stata una figata pazzesca, scusate la rima, ma ci stava. E in via Torino ho acquistato questo fantastico lingerie che ho utilizzato anche lui per questo trucco ed è qualcosa di fantastico. Eccoli qua. Questi per ora sono gli swatch. E qui sì, appunto c'è stata tutta la festa di Halloween, mi hanno anche regalato la spilla, ho fatto io la maglietta con tutte le scritte, insomma, di tutto e di più mi sono veramente sbizzarrita. E sì, aspettate che, non vi ho detto che cosa ho trovato all'interno. Allora, e all'interno della pochette ho trovato questo bellissimo ombretto. È fantastico, devo utilizzarlo e ve lo devo fare vedere. E questo gel lipstick, fantastico anche lui. Aspettate che vi faccio gli swatch di tutti e due. Ci siamo, mi sto imbrattando tutta, quindi facciamo gli swatch. Ovviamente mi sono nel mentre dimenticata degli acquisti da farvi vedere, guardate. Mi sono dimenticata per... E lì c'è una sorpresa, e poi vabbè, sono entrata tra le prime 10, ci hanno fatto scegliere un altro regalo ulteriore, sono stati gentilissimi, e io ho scelto questa agenda perché io amo, ecco, però vado neanche a fuoco, perché io amo tutte queste cose di cartoleria, c'era anche la maglietta che speravo di avere, ma niente, vabbè, insomma, è andata bene anche così. Poi a Brescia, sono andata anche a Brescia, c'era la pochette arancione con due lip, uno rosa e l'altro sul rosso. Ok, sì. Allora, quello rosa è questo qui ed è quello che ho utilizzato sempre per questo trucco, per la versione labbra un pochettino più delicate, Angel Food Cake, ma guardiamolo nel suo splendore, facciamo un bellissimo swatch e vediamo un po' anche lui. È molto molto bello e poi ha un odore fantastico ed è questo qui. Bello. Comunque, se lo volete vedere all'opera, basta vedere il tutorial. Quello più chiaro, quello rosa, lo vedete all'opera. E l'altro lo vedrete in un altro video perché è una sorpresa per voi. Durante gli eventi davano appunto queste chicche e io questo non ho avuto il coraggio di aprirlo. Questo in particolare ce l'hanno dato a Brescia e alcune cose non le ho mangiate, ho ancora delle caramelle così e sicuramente farò una bella foto di copertina oppure ve la inserisco su Instagram proprio per pubblicizzare questo video haul fantastico. E nel mentre, non so perché mi sono dimenticata di mostrarvi il mio ombretto fantastico,
Questo l'ho comprato a Genova, me lo ricordo, quindi mi è saltato nelle descrizioni. Questo in particolare è Girl Talk. Bellissimo. Ecco, questi sono tutti gli swatch. Avevo anche, cioè ho acquistato anche la lingerie, quella famosissima, quella insomma un po' più strana di tutte, Embellishment, non sono mai riuscita a pronunciarla, ed è qualcosa di fantastico, anche l'applicatore è molto strano, adesso ve lo faccio vedere, guardate, è piatto, è bello piatto, e questo è il suo swatch. Qualcuno mi aiuti a fare questi swatch? Ci vorrebbe un tutorial, il tutorial degli swatch, così io imparo. E vabbè, niente, sì, tanto per parlare. Quindi, questi sono tutti i prodotti, spero di non essermi dimenticata nulla. Alcune cose di proposito non ve le ho fatte vedere per farvi venire un po' di voglia, ma le avrete viste o le vedrete nel video giveaway, perché ci sono ancora due o tre cose che ho ricevuto e che volevo condividere con voi. Chi non mi segue forse non lo sa. E quindi lo ripeto, mi piace condividere queste piccole fortune, posso andarci e perché no, magari se ci sono dei prodotti che a me non servono, che io non uso, è un peccato, è un vero peccato tenerli per me, anche se sono stupendi, perché lo ammetto, mi piacciono tutti. E però appunto ci tengo anche a condividere con voi. Quindi basta, non vi svelo nient'altro, andatevi a vedere il video giveaway, magari ve lo lascio qui sotto nell'info box e siete più agevolate. Nel mentre mi sono ricordata che oltre alle due spille mi hanno regalato anche lo specchietto perché forse sì, in stazione centrale se taggavamo un X con una foto ci regalavano lo specchietto, però in questi eventi, in queste particolari situazioni la Nyx secondo me è organizzata benissimo perché ti fa di quei regali, di quegli omaggi, ti intrattiene diciamo benissimo perché le code sono lunghe, chi è stata agli eventi lo sa e soprattutto insomma è difficile star lì diverse ore e aspettare l'apertura, però il team che organizza gli eventi di Nyx veramente merita i miei complimenti, un applauso perché davvero rendono l'attesa divertente. Io cosa vi devo dire? Poi a me piace e vabbè. E sì, io volevo farvi vedere anche la maglietta, terminando però perché mi sa che me ne manca una. Allora, non l'ho scritto. E poi sono andata all'ultima tappa il 3 dicembre presso la Rinascente di Milano. Ho aperto un corner. Anche lì vi invito a vedere. No, non ho fatto un video. No, per il 3 dicembre non ho fatto alcun video, però ho fatto una foto. E ho avuto il piacere di rivedere il team di Nyx. Anche qui non ve lo mostro perché fa parte del giveaway. L'ultima cosa invece che vi faccio vedere, non so se perché avevo questo qui, vabbè, ma forse l'avete visto. Queste sono tutte le pochette che ho ricevuto. Ah, e anche gli adesivi sono cose, sono piccole cose, però a me fa sempre tanto piacere. Questo adesivo, ovviamente, all'interno della mia agendina. Aspettate che ve lo faccio vedere. Ah, mi è venuto in mente anche che si sì, fanno delle estrazioni sul momento. Io ve l'ho detto, sono fantastici quelli della NYX. Dove li ho messe le labbra? Eccole qua. Qui ho messo le labbra appunto che c'erano all'interno, ma anche qui ce n'è uno per voi. Ah, ovviamente i miei autografi. E sì, questi sono veramente molto contenta e ve li mostro con piacere. Ho visto Cherry Pandemonium quando appunto c'è stata la festa di Halloween. Ho rivisto Gloria e quindi qui c'è il suo autografo. E ho rivisto ovviamente Loretta. Eccoci qua. E sì, sono troppo felice. Poi vabbè, le mie cartoline, questa nella mia agendina, mi sono un po' divertita a scrivere queste bellissime emozioni che ho provato in ogni party di Nyx, a ogni apertura. Secondo me merita. Adesso anzi la indosso per fare la foto di copertina, così la vedete. Però sì, dai, ve la devo mostrare. Sono veramente orgogliosa di questa mia idea. Aspettate, state lì. Prima di mostrarvela, volevo farvi vedere anche un'altra cosa. Ebbene sì, lui è stato l'ultima mia pazzia. Ho acquistato questo bellissimo calendario dell'avvento che vi faccio vedere. Si apre così.
Ta-ta-ta-ta! È stupendo, è qualcosa di meraviglioso. Al contrario, ecco, io lo sapevo. Comunque, vabbè, è lui e l'ho acquistato a Brescia. E mi dispiace tanto che sia disponibile solo nei negozi. Per questo mi è venuta questa idea di condividere. Non, cioè, non lo so, io spero che apprezziate. Quindi, tutte seguite le aperture delle caselline. Seguitemi su Facebook perché sto aprendo le caselline con voi. Ho pensato di condividerlo. Sì, ma ne parliamo meglio nel prossimo video, nel video del giveaway. Ora, beh, giustamente, dai, finiamo con lei che ho sporcato. Brava Rosa, brava. Ok, ho appena sporcato la maglietta con i miei swatch. Faccio cadere tutto a posto, posso anche andare a casa. Cioè, sono già a casa, ma qua sto facendo dei danni. Ok, e adesso vi faccio vedere la maglietta. Questa è la spilla che mi hanno dato appunto durante il party, quello di Halloween. Io spero si vedano tutte le tappe. Sì, ecco, mi è venuta questa idea e quando andavo alle aperture indossavo lei. Queste sono state le ultime due. Eccole qua. Quindi lei è il mio orgoglio, a parte tutto ovviamente, contentissima, ringrazio Nyx, quindi sì, ecco, quindi questo è tutto il video haul mega, perché ovviamente avete visto molte cose, me l'hanno ovviamente regalate loro, altre le ho acquistate io di tasca mia. Per quanto riguarda poi tutti i prodotti del calendario, li vedremo mano a mano, quindi sì, ecco, ve li mostrerò, vi farò vedere tutto, ma nel frattempo voi sbirciate su Instagram e su Facebook, l'ho detto un miliardo di volte, ma ci tengo davvero tanto che sia vedere le foto su Instagram e su Facebook, partecipare con me a questa meraviglia. E su Facebook apro le caselline insieme a voi e vedete in tempo reale quello che viene fuori, quello che potrebbe essere per una di voi. Insomma, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e se vi va, ci vediamo nel prossimo. Ciao!